Incidente questa mattina, martedì 21 novembre, intorno alle 7.30 in via Rivarolo a Salassa. A scontrarsi due vetture, una Fiat Panda condotta da una donna di 48 anni residente a Busano e una Lancia Y condotta da un 44enne di origine marocchina e cittadinanza italiana e con lui un 33enne, anch'esso di origine marocchina residente a Rivarolo Canavese. L'impatto è stato violento, la Y è finita nel fosso che costeggia la strada, mentre la Panda ha terminato la sua corsa di traverso sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, l'elisoccorso del 118, i carabinieri di Allier e gli agenti di polizia locali di Rivarolo Canavese. I tre feriti sono stati estratti dalle lamiere, il più grave, il conducente della Y, è stato ritrasportato all'ospedale CTO, l'uomo che era con lui è stato portato all'ospedale di Ivrea e la donna a Quarnier. Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna, forse colta da malore, abbia perso il controllo della Panda, andando ad impattare contro l'altra vettura. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.